Consigliere Core, la settimana scorsa, tanto rumore, insomma, ha suscitato anche questa notizia della possibile verifica, di maggioranza imminente, in consiglio, ma, c'è una data, si farà questa verifica? Ma innanzitutto c'è l'impegno concreto da parte del sindaco e con lui dei gruppi consigliari a fare questa verifica di maggioranza nel più breve tempo possibile. È ovvio che verrà calendarizzata anche in base a quelle che sono le esigenze del Consiglio stesso e quindi all'attività delle commissioni e del Consiglio comunale. Ci attendono delle settimane importanti con delle decisioni cruciali da prendere e quindi non vorremmo togliere attenzione a quella che è l'attività amministrativa. Nei tempi e nei modi più consoni siamo pronti a fare questa verifica, su cui, ripeto, c'è anche l'impegno del sindaco. Quindi l'impegno del sindaco d'Alberto c'è, insomma, a incontrarsi, però non c'è una data. Sì, assolutamente, questa è in qualche modo la situazione. Stiamo prendendo tutto il tempo necessario per affrontare al meglio tanto la parte amministrativa quanto la parte politica di verifica interna alla maggioranza e siamo sicuri che prenderemo delle decisioni che saranno negli interessi di Teramani. Presumibilmente, quindi ad occhio potrebbe non arrivare prima di aprile? Ma questo non lo so, non è un impegno che sento di riuscire a prendere con certezza. Avverrà nel più breve tempo possibile, non so se entro la fine di questo mese o entro la prima settimana di aprile. Quel che è certo è che ci sarà. Ci sarà, cioè non vedo un ripensamento anche da parte del primo cittadino in questi giorni, magari qualcuno ha cercato anche di allentare un po' le tensioni. Ma io credo che sia salutare per tutta quanta la maggioranza quella di sedersi a un tavolo e di affrontare nella maniera più laica e onesta intellettualmente possibile una discussione su quelle che sono state le decisioni prese nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. È normale tracciare un bilancio di quella che è stata l'azione svolta fino a questo momento, quindi non ci vedo nulla di drammatico, anzi un qualcosa che dovrà continuare.